Si ricomincia, non so, parte dallo stato d'animo, insomma, di ritrovarsi al ritiro, di ritrovare, insomma, di partire una nuova avventura. Ma guarda, lo stato d'animo è che finalmente si inizia a parlare di pallone, si rivede ragazzi, si rivede, si ricomincia ad avere quelle emozioni belle che questo sport ti dà, insomma, il campo, le allenamenti, pensare, fare le cose, perché fino ad ora, quando parli di mercato, a Milano, è una fase del calcio che a me non è che proprio mi entusiasma, cioè anche quello fa parte del mio ruolo, però ecco, rivedere tutti i ragazzi, rivedere, insomma, eravamo anche solo Federico, è una cosa importante e mi dà una bella emozione, perché secondo me in questo gruppo ci sono dei ragazzi forti, che poi in questa fase di mercato si tende sempre di più a esaltare chi dovrebbe arrivare di quelli che ci sono. Io ho sempre pensato all'inverso. Prima sempre bisogna guardarsi in casa, esaltare i nostri, farli sentire importanti, saper farli crescere e sicuramente anche poi prendere altri ragazzi, perché sicuramente questa squadra va, non so se rinforzata o migliorata, comunque sia, va anche numericamente, va ancora costruita, e quindi questo lo sappiamo, però io penso di avere già una buona base di ragazzi forti, che l'hanno dimostrato e qualcuno lo deve dimostrare, e secondo me ha grandi margini miglioramenti. Prima di entrare nel mercato di Tavano, insomma, immagino anche per voi, ho visto anche il messaggio del presidente, comunque sia un dispiacere, no, non rivedere più Ciccio, anche se poi, insomma, lui ha fatto la scelta, voi siete sempre stati chiari con lui. Ma guarda, su Ciccio si può fare mille discorsi, nel senso, perché ognuno, un'altra cosa che mi sto rendendo conto in questi anni, te le puoi spiegare, ma tu vuoi le cose, poi ognuno le interpreta come vuole, perché se uno può trovare il cattivo o la malafede, lo trova tutte le cose. La situazione Ciccio è di una semplicità, è limpida, è un ragazzo che aveva un contratto con noi, che si era guadagnato sul campo, che però questo fatto di il finale del campionato l'anno scorso, di non giocare, di percepire che anche quest'anno poteva avere anche delle problematiche, che poi noi davanti prenderemo anche un altro giocatore, perché è così, lo faceva star male, lo faceva vivere bene questa situazione, ci siamo parlati diverse volte, fino a che l'ultima volta ci siamo parlati, ho visto un ragazzo veramente commosso e stavo mezz'ora difficile anche per me, proprio emotivamente, perché Ciccio stava male, perché è talmente legato a questa maglia, però si rendeva conto che qui magari non poteva essere più il protagonista che era stato negli anni scorsi. Questo lui lo faceva star male, non riusciva a accettare, ha avuto questa proposta da una squadra che l'ha, come si può dire, corteggiato, ha fatto capire se sarebbe stato al centro del programma, sarebbe, e alla fine ha deciso, è stata una scelta sua, noi non abbiamo ostacolato niente, perché Ciccio va al di là di tutto, il presidente ha risposto facendo una lettera bellissima e dimostrando che qui la porta di Ciccio non è l'addio, ma l'arrivederci, quando smetterà, spero fra 10 anni, tornerà con noi, gli troveremo un ruolo e rientrerà nella nostra famiglia, perché se l'è meritato. Questa è la verità, tutto il resto sono discorsi. È una scelta sua, cioè, soffertissima, però io proprio questo, perché come l'ho visto negli ultimi tempi, se prima li volevo bene, ora li voglio ancora bene. Senti Marcello, gli ultimi nomi che si sono fatti in entrata, l'ultimo nome per è Spolli, c'è qualche novità da questo punto di vista, una trattativa che può andare avanti? Qualcuno aveva detto che oggi sarebbe stato anche a Empoli, ma insomma lo sappiamo che non sarebbe stato così. No, guarda, abbiamo parlato con lui, non so neanche cosa ha detto l'allenatore, perché non faccio mai delle cose concordate, perché l'allenatore è il libero di dire. Però noi ci siamo parlati, è un difensore. La priorità in questo momento è cercare di prendere perlomeno un difensore centrale, perché siamo veramente corti, e se non si deve avere preparato, dovrebbe squalificato, se dovesse partire domani, un difensore ci sa, però sono ragazzi e insomma si prenderebbero di più grosso, quindi un difensore dovrebbe essere il primo acquisto. E poi dopo vogliamo aspettare, vogliamo vedere, voglio che l'allenatore conosca i ragazzi proprio fisicamente, poi che l'allenatore si renda conto di già fra le mani, perché poi quando non li alleni non ti rendi conto, e con calma poi metteremo tutti gli altri ruoli. Il difensore è un po' la priorità. Spoli, ci stiamo pensando anche a lui, ma non solo a lui. Ti posso chiedere se Simone Verdi potrebbe rientrare in un discorso futuro, oppure ormai è perso? Ma Simone Verdi per ora non,
non rientra nel nostro discorso, anche perché col fatto di Saponara noi abbiamo fatto una scelta importante, una scelta e prendere Simone con Saponara per fargli fare l'alternativa non sarebbe il posto e il modo e psicologicamente giusto per far crescere un ragazzo. Simone Verdi, io penso una cosa, ci sono dei momenti e degli step nel calcio. Simone Verdi è stato un protagonista. O lo prendi perché deve essere un protagonista, anche se sbaglia tre partite, perché poi la vera differenza dell'Empoli e dell'altra squadra è questa. Perché i ragazzi li prendono? Perché Saponara ha sbagliato 6 o 7 partite, è stato criticato ma non in modo violento, e poi noi abbiamo dato fiducia e ha giocato. E questo è il modo di far calcio dell'Empoli. Quindi se prendi Simone per fare l'alternativa, sarebbe uno sbaglio e il ragazzo non crescerebbe quanto dovrebbe crescere. Quindi in questo momento non stiamo pensando ad altro, Simone lo stimiamo perché sappiamo le qualità che ha, ma per il modulo e per quello che si può fare in questo momento non lo vediamo titolare negli 11, quindi non è nelle nostre idee. Ora. Senti Marcello, prima ha detto un attaccante lo prenderemo, sì. La priorità ora è un difensore. Quali sono i ruoli dove pensi di dover intervenire? No, i ruoli, la squadra va modellata, si sa, cioè ci sa, dietro c'è tanto lavoro da fare, anche sugli esterni, anche se abbiamo Laurini, Mario Lui, Barba e Tonelli, secondo noi sono ragazzi importanti, forti, però. Isaia c'ha per tutto. Isaia non lo metto perché, sicuro siamo anche troppo sinceri, perché dovrebbe anche parlare un po'. Nella nostra idea, se abbiamo un'offerta, sai, si può anche vendere, perché l'abbiamo parlato anche con il ragazzo, perché abbiamo dietro Laurini, ci sentiamo coperti da un giocatore importante, ha avuto un'annata difficile per problemi fisici, però ci sembra un ragazzo che sarebbe ricreato a fare l'alternativa. Noi cercheremo alternative, magari ragazzi di prospettiva, che ancora in Serie A magari ci hanno giocato o ci devono ancora giocare, ma hanno già fatto le DS forti, ecco. E si crea così un'alchimia giusta perché poi chi sta dietro spinga, voglia giocare, ma crea un ambiente. Noi l'anno scorso a gennaio si mandò via 4 giocatori, ci fumo ritirati perché a gennaio poi, vabbè, viene Riccardo, ma fino all'arrivo di Riccardo, perché ci rendevamo conto che questi ragazzi non davano più niente nello spogliatoio. Non che avessero un comportamento sbagliato, quello non ci mancherebbe altro. Però non portavano entusiasmo, non miglioravano perché ormai non credevano più che qui fosse il posto giusto per esplodere. Quindi noi bisogna prendere gente che da Empoli come un'opportunità straordinaria per la sua carriera per venire qui e fare il salto per poi andare in carriera. Questa è la nostra mentalità. Quando si è fatto questo, sinceramente non si è mai sbagliato, si può aver perso, si può aver perso tante partite, non si può avere, ma non si è mai sbagliato. Quando non si è fatto questo si è fatto dei casini che se rischiamo di mandare all'area all'ospedale. Quindi questa è una cosa che non possiamo più permetterci. A proposito di Saponara, a questo punto voi, non dico dato per scontato, però credete che non arriveranno altre offerte, altri assalti? C'è stato qualcosa ancora oltre a quello che si è detto? Che non so, se è cambiato qualcosa rispetto a... Riccardo è un ragazzo, noi abbiamo avuto un'offerta importantissima dalla squadra importante di Serie A. E l'abbiamo rifiutata perché l'abbiamo detto che Riccardo, rientra nello sguardo, è un giocatore perché da quando è tornato l'anno scorso ci ha dato delle sensazioni e anche poi i numeri sono numeri, quindi averlo dall'inizio penso che sia un valore aggiunto per la squadra e per noi, perché insomma se mettete i numeri di Riccardo e considerate 20 partite in più, potevano essere numeri importanti. Quando io sento lì davanti non si fa il gol, manca le punte, le punte dell'Empoli hanno fatto i gol che doveva fare, da quando poi la squadra ha messo un po' più di qualità dietro, Massimo ne ha fatti 8, Leva ne ha fatti 3 o 4, insomma i numeri sono quelli, e poi i numeri sono quelli, e allora noi abbiamo rifiutato un'offerta importante, abbiamo questa idea di andare avanti, perché Riccardo si sta comportando in modo splendido, non ci sta mettendo pressione ed è contento di venire, perché questa è una parte importante, poi se il ragazzo non ha più la testa o la voglia di rimanere, quindi però ci sono tutte le condizioni di cambiare il mangiare, più che rifiutare non si riesce a fare. Poi quello che succede fra 10 giorni, 15 giorni, se viene un'offerta ancora più grande, Riccardo magari cambia idea, non lo so. Sicuramente più passa il tempo più Riccardo rimane, perché poi dopo non ci sono neanche tempi per poterlo ripensare. Ecco, infatti volevo dire questo, cioè vi siete dati anche, non so, una scadenza della serie ultra. Ma assolutamente, i prossimi 10 giorni saranno determinati, non è che noi si può prendere i giocatori di 15 d'agosto o 18 d'agosto, insomma, non è che siamo. Non saremo scienziati, ma saremo anche costruiti.
È difficile già ora trovare giocatori per mezzo, quindi proviamo se danno via 10-15 d'agosto. Però più che far così non lo si può fare, perché quando sento l'Empoli ha preso tanti soldi e non compra, io non rispondo, ma sono disperato, perché l'Empoli, Riccardo Saporano ha pagato 4 milioni, cioè non è che Riccardo è venuto dal cielo e ci hanno portato la cicogna e ce l'ha regalato, Noi abbiamo investito 500 di prestito e 4 di riscatto, ma per far questo l'Empoli ha dovuto fare operazione di mercato, perché se l'Empoli non vende non può comprare. Fortunatamente siamo riusciti a incassare perdendo un grande giocatore che è Valdifiori, però quei soldi lì sono stati investiti su Riccardo Saporano, cioè non so se è il giocatore più caro o se la si avvicina. Abbiamo speso ovviamente per dare un giocatore che la gente che passa inosservato, perché era un dice, va qui, allora dice l'Empoli non ha speso niente. No, l'Empoli ha messo 4 milioni sul mercato, se poi farà un'uscita, sicuramente nel nostro piccolo delle idee per investirli ce l'abbiamo. Mentre per quanto riguarda Tonelli, ci sono delle evoluzioni, è un ragazzo da considerare a tutti gli effetti in rosa, stabile, come l'hai rivisto? Ragazzi, allora, il discorso di Tonelli è come il discorso di Riccardo, c'è stata un'offerta, noi l'abbiamo ritenuta un'offerta non idonea, abbiamo parlato del ragazzo, gli abbiamo spiegato le cose, perché di forza non se ne vede nessuno, però ci sono delle regole, e si è spiegato a Lorenzo che se il Palermo, la squadra in questione è interessata a Tonelli, deve dimostrarlo facendo un'offerta seria. Se viene un'offerta seria, a quel punto lo valuteremo, però siccome non l'abbiamo più sentito, penso che Palermo non venga più e Tonelli rimane allora. Scusi, che ritornata Saponara. Quella di lei. Sì, sulla conferenza, poi lo se il Napoli volesse farsi sotto per Saponara, c'è una cifra cui diventa cedibile? No, ma come fa questo discorso? Anche il Napoli si ritorna sotto il Saponara, non so dire, se è un discorso che ho fatto con il Napoli. Non c'è. La cifra già ora è una cifra che se uno aveva intenzione di venderlo onestamente per una società come la nostra non era neanche pensabile poterlo trattenere, perché poi dopo sai, si parla di 12-13 milioni, si fa tanti discorsi, ma sono cifre veramente importanti. Quindi la nostra intenzione è di tenerlo. E quindi, però io promesse non le faccio perché poi mi rendo conto che se poi non lo tieni rischi di aver detto una mischerata. Allora io preferisco dirti quali sono le vostre intenzioni, lo abbiamo dimostrato e vorremmo tenere di partire da Riccardo, da Zelischi, da Croce, insomma. Noi sembrerebbe diciamo dei giovani di qualità importanti, io ho sempre grande fiducia a Bucciarelli, Micelizzi, ci abbiamo Marcarone, prenderemo un altro davanti. Io sono convinto che poi una squadra di rompiscatole la facciamo. Ecco, a proposito Marcelliano e Cucciarelli, so voi vi aspettate tanto, immagino sarà una stagione molto importante, no, con questi due ragazzi. Si è data la risposta da solo, non aspetto tanto da lui, aspetto tanto da Federico. Allora, ti ritorno a dire, qui dentro sono quasi tutte le persone che ci conoscono. Noi quando si è fatto il primo anno abbiamo dato via Regini e Saponara, e con Maurizio quando si partiva nella discussione anche lui, ma a me perché i giocatori si dà, e io ero convinto e si è messo Rugani che aveva fatto zero partite nei professionisti, zero, veniva dalla primavera, e al posto di Saponara si è messo Verdi, zero gol nei professionisti. L'Empoli è questo, ragazzi, cioè l'Empoli è questo, e queste due situazioni ci hanno premiato, siamo andati in Serie A, ci siamo salvati a questi ragazzi. Quindi se vi aspettate nomi altisonanti, nomi di giocatori di 33 anni e vengono qui, si è fatto un anno e si è fatto uno spareggio per andare C. Quindi questa è una strada, poi può anche darsi che in questa situazione un paio di persone proprio esperte che sappiamo essere moralmente forti può darsi anche le prenderemo, anche perché sono convinto che fra 10-11 giorni il mercato avrà tanti giocatori da dare, perché con le nuove regole, secondo me qualcuno si è mosso, ma non si è ancora reso conto, delle rose dei 25 ci saranno perlomeno 50-60 ragazzi che dovranno difficoltà a giocare. Però la nostra intenzione è di pigliare ragazzi motivati e vedere Empoli come un obiettivo straordinario. Se il mercato offensivo dell'Empoli trovasse la svolta proprio in casa, come insegna la storia recente della società, cioè più. Ma guarda, più un ragazzo, più Assam, Picchi, sono ragazzi secondo me di grandissima prospettiva. Non nego che quest'anno sono venuti a bussare,
e hanno fatto anche delle offerte importanti, ma mentre quando si è venduto Lugani, altra cosa a cui tengo, perché ti ripeto, a me no, sbagliare è normale, perché sbagliare si sbaglia tutti, io sbaglierei tante, però passare da stupido non mi piace. Vabbè, so anch'io che Lugani per quello che ha fatto stava venduto una cifra che non è idonea per il valore del ragazzo, cioè non ci vuole uno scienziato, ma se in quel momento l'azienda stava fallendo, se io vedo un ragazzo una cifra e salvo l'azienda, e poi l'azienda non solo si salva, ma rifà fatturato e ritorna un'azienda forte, noi Lugani è come se si fosse venduta a 30 milioni, è chiaro? E in quel momento potevamo fare altro, perché se no quest'anno sono venuti a chiedere i giocatori, l'azienda sta andando bene, non ha problemi e non si è fatto neanche la trattativa di giovani, l'Empoli non li vende mai, quando è in queste condizioni. Se poi si va in grande sofferenza, la Grecia l'aiuto bisogna richiedere, perché è in grande sofferenza, se no non ci andrebbe a chiedere aiuto. Noi in quel momento eravamo in grande sofferenza, ha dovuto vendere un paio di gioiellini che ci è costato caro, però si è dovuto fare.